spiegare appunto perché questo è un percorso legale, perché è un percorso che secondo la legalità, secondo il diritto internazionale, che è un diritto precostituzionale, perché questo è un percorso pacifico e democratico. Però vorrei anche sottolineare un'altra cosa che è importantissimo da fare ogni serata, perché qua non stiamo parlando solo di un partito che si presenta per tutelare gli interessi del territorio, perché i veneti purtroppo hanno già visto da una trentina d'anni diversi partiti che si sono presentati in difesa dell'ingiustizia sociale e fiscale che noi veneti subiamo da decenni. E non è la prima volta appunto che ci sono partiti che propongono delle soluzioni. Ma sono più che altro dei partiti di protesta, dicono così non va bene, non siamo contenti, siamo stufi, siamo stanchi. Però cos'è la proposta? La proposta è più autonomia per tenere più risorse in Veneto, federalismo per avere più risorse in Veneto, statuto speciale per essere come quegli altri dall'altra parte dei monti, no? E c'è un problema con con queste proposte, con queste proteste che ormai i veneti sono stufati di sentire, perché sanno che sono in grado di crederci, di mandare qualche parlamentare a Roma e dopo non succede assolutamente nulla. Oppure succede qualcosa di nome, come il federalismo, però come di fatto niente, no? Allora, penso sia importantissimo anche sottolineare perché Veneto Stato è completamente diverso. È completamente diverso perché quando si sente proporre autonomia, statuti speciali, federalismi fiscali, federalismi demaniali, federalismi idrici e dopo un altro fumogeno di aggettivi, tanto per confondere le idee. Tutte queste proposte qua sono tutte delle riforme dello Stato italiano. E chi è che ha l'autorità di riformare lo Stato italiano? Giustamente chi ha l'autorità di riformare lo Stato italiano è il Parlamento italiano, il Parlamento a Roma. Quindi sono tutte proposte che una minoranza della popolazione italiana, in questo caso i Veneti, domandano con i cappelli in mano al Parlamento italiano, per piacere vorrei qualche miliardino in più, perché non mi basta per vivere, siamo troppo poveri, eccetera, eccetera, non ce la facciamo arrivare a fine mese, vorremmo per piacere. Ed è per questo che sono percorsi fallimentari, perché non avremo mai una maggioranza a Roma, non avremo mai il 50 più 1% dei parlamentari italiani, per non parlare di 2/3 del Parlamento per alcuni tipi di riforma, non avremo mai quei numeri. Così perché è una minoranza della popolazione italiana che subisce queste ingiustizie. Anche se prendendo un 80% di voti in Lombardia e in Veneto, che sono praticamente le uniche due regioni che pagano, che danno più di 4 regioni indietro, non avremo mai, anche mandando l'80% dei voti del nord, non avremo mai una maggioranza del Parlamento italiano. Non avrei mai quel parlamentare calabrese o campano, siciliano, che dice sì, va bene, hai ragione, non è giusto che i 20 miliardi del Veneto, i 60 miliardi della Lombardia vengano a noi, hai ragione, tenetevi. Questo è matematicamente impossibile. Non è possibile, è proprio la realtà della politica, all'interno del sistema Italia, del contenitore Italia. Siamo una minoranza e quindi qualsiasi percorso che passa per Roma è fallimentare. Allora uno potrebbe demoralizzarsi, insomma stiamo parlando di percorsi pacifici e legali, allora se mi dici che non puoi passare per Roma, allora vuol dire che dobbiamo rassegnarci. Ed è in questo che Veneto Stato è completamente diverso. Perché come ha spiegato benissimo Gianluca Panto, il percorso di Veneto Stato è un percorso che non passa per Roma, cioè noi non siamo qua per dire mandate noi a Roma e noi rappresenteremo i Veneti, eccetera, eccetera. Noi a Roma non vogliamo, ci manderemo solo gli ambasciatori. Questo è un percorso che rifà interamente in Veneto. Cioè qua stiamo parlando di avere una massa critica di Veneti.
che credono nel percorso dell'indipendenza, che è sì un obiettivo più ambizioso dell'autonomia, del federalismo, dello statuto speciale, è sì un sparare in alto, vuol dire così qua, non riescono neanche ad avere l'autonomia e vogliono indipendenza. Però la differenza è che questi qua, autonomia, federalismo, statuto speciale, questi non sono passi intermedi per arrivare all'indipendenza, questi sono vicoli ciechi, perché è un vicolo cieco tentare di avere una super maggioranza nel Parlamento italiano. Mentre il percorso indipendentista, l'indipendenza, per quanto sia più ambizioso, okay, perché stiamo parlando di completa indipendenza politica, non di tenerci il 20% più di risorse, stiamo parlando di tenersi il 100% delle nostre risorse. Quindi per quanto sia più ambizioso, per quanto sia difficile, è possibile, perché basta solo la maggioranza dei veneti volerlo. Non ci vuole la maggioranza degli italiani, non ci vuole la maggioranza di 60 milioni di abitanti. Basta una maggioranza dei veneti. I veneti, la popolazione 4 milioni e mezzo, 5 milioni, adesso vedremo l'ultimo censo quanti che siamo, comunque di votanti che hanno diritto al voto sono 3 milioni e 8. Un quorum, un referendum, ci deve andare almeno la metà della popolazione con diritto di voto. Quindi stiamo parlando che perlomeno 1.900.000 vadano a votare. Di questo 1.900.000 ci vuole la maggioranza che dica sì, voglio l'indipendenza, quindi stiamo parlando di 1.000.000 scarso. Questo non è un obiettivo impossibile. Questi sono i voti che la Lega prende in Veneto oggi, anzi di meno di quelli che prende la Lega in Veneto oggi. Quindi è un obiettivo fattibile da raggiungere. E non solo è fattibile, però può essere veramente una cosa ottenibile in breve tempo. Okay? Perché tanti sono abituati a ci vogliono decenni, ci vuole un quarto di secolo per arrivare a queste cose qua. Questi sono avvenimenti storici che quando avvengono, avvengono con una velocità estrema. Pensiamo al muro di Berlino, qualche mese prima sembrava una cosa impossibile, è avvenuto. Pensiamo al Bente Partito, all'Unione Sovietica, sono tutte cose che sembravano che dovevano esserci per sempre e invece quasi d'improvviso sono avvenute. Pensiamo alla Slovenia, ai nostri vicini di casa, che nel 91 sono diventati indipendenti. Il primo partito indipendentista in tutta la Jugoslavia, che è nato in Slovenia, è stato fondato nel 1988, cioè solo 3 anni prima che la Slovenia ha raggiunto la propria indipendenza. Quindi questi sono obiettivi che insomma utilizzo un termine dal computer, sono virali, proprio basta anche solo guardare Veneto Stato, che è decomplicato. È decomplicato di forze in un anno, cioè siamo 10 volte tanto quello che eravamo un anno fa. Quindi questi sono messaggi che se sono chiari, che se sono coerenti, la crescita è esponenziale. Noi come Veneto Stato abbiamo un messaggio molto chiaro che si basa sul perché volere l'indipendenza. Sicuramente abbiamo nei nostri volantini, insomma, descriviamo una ragione storica e penso che molti di noi qua dentro sappiamo benissimo della serenissima 1100 anni di storia e una storia che va ancora prima della Repubblica Veneta, però anche delle ragioni economiche, perché tante volte non si pensa alle ingiustizie che subiamo ogni giorno. L'ingiustizia, parlo di tasse, perché in totale paghiamo 70 miliardi di euro di tasse all'anno come Regione Veneto. Di questi 70 miliardi alla Regione Veneto ne tornano solo 9 miliardi. Questi sono numeri, tanto per rendersi conto, vabbè, 9 miliardi alla Regione Veneto, dopo metti le province e i comuni, altri 6 miliardi, arriviamo a 15 miliardi.
paghiamo 70 miliardi e ne riceviamo indietro 15 miliardi. Questo è dato per avere un'idea di quanto centralista è questo Stato. Cioè, stiamo parlando dello Stato più centralista al mondo. Non c'è altro Stato che ad una regione, una parte della propria popolazione, sottrae talmente tante risorse, 70 miliardi, e gliene lascia così poco da amministrare il proprio territorio. Dopo magari avremo anche noi in regione, in provincia, le nostre inefficienze, comunque perlomeno sappiamo che quella, se non sono gestiti bene, è colpa nostra, però almeno sono 15 miliardi che ci ridanno indietro. Paghiamo 70 miliardi e ce ne danno solo 15. Dopo dicono, vabbè, ma dopo dovete anche pagare la vostra parte degli interessi sul debito, le pensioni, la difesa, eccetera, eccetera. E il Ministero del Tesoro è così gentile anche a dirci qual è la parte che spetta ai Veneti di questo servizio pubblico che lo Stato italiano dà. E arrivano addirittura al massimo dei loro calcoli, sbagliati tra l'altro, ma questo è un altro discorso, a 35 miliardi. Quindi dicono, sì, vi diamo 15 miliardi da gestire voi, però noi ti diamo un servizio di ben 35 miliardi, mettendo in conto tutto. Sì, ma noi paghiamo 70 miliardi. Cioè paghiamo 70 miliardi e ci metti in conto tutte le 50 miliardi. E gli altri 20 miliardi? 20 miliardi ogni anno. Cioè, per una popolazione di 4-5 milioni di abitanti, parliamo di 20 miliardi diviso 4-5 milioni, parliamo di 4.000 euro a testa. Qua dentro siamo una sessantina di persone, quindi stiamo parlando che solo qua dentro ogni anno ci fregano 240 euro, solo in questa stanza qua. O di tasse in più che paghiamo, o di servizi in meno. Solo in questa stanza qua, 240, un quarto di milione di euro. Cioè 4.000 euro per persona, ma non per lavoratore, per persona dal bambino all'asilo fino al bisnonno di 90 anni. Quindi una famiglia di 4 persone sono 16.000 euro all'anno. 16.000 euro all'anno di risorse sottratte a quella famiglia veneta. In 10 anni sono 160.000 euro. Praticamente ogni anno, cioè ogni 10 anni, una famiglia veneta regala una casa allo Stato italiano. Queste sono le dimensioni di questa ingiustizia fiscale. Queste sono le risorse che, se indipendenti, avremo per o diminuire le tasse o aumentare la spesa pubblica, perché praticamente siamo a zero anche come spesa pubblica, perché veniamo tassati come se fossimo in Svezia, cioè abbiamo la pressione fiscale più alta al mondo, e dopo abbiamo dei servizi d'Albania. E adesso io vi sto dando numeri, insomma, le medie, eccetera, eccetera, però abbiamo anche fatto i conti, ma adesso se domani siamo indipendenti, è mica facile spendere 20 miliardi, cioè sono tanti 20 miliardi, quasi sembra la trama di un film, devi spendere 20 miliardi, no? E non sai come. Allora abbiamo fatto un po' di conti, vabbè, allora abbassiamo le tasse con la falce, abbassa l'IVA, portala del 21% al 10% e gli dipartono qualche miliardo di entrate fiscali. L'IRPEF, tutte le tasse dirette, portale giù al 20% fisso. Contributi sociali, così per le aziende costa di meno assumere lavoratori, invece di 600 euro lavoratore al mese, mettili giù a 300. Abbiamo fatto questi calcoli e comunque ci rimanevano 6-7 miliardi. Allora aumenta la spesa sulla sanità, allora basta ticket, basta tutti questi balzelli in più, e più dottori, infermieri pagati meglio, e più investimenti sugli ospedali, più risorse per l'istruzione, basta i bambini che vanno a scuola con i rotoli di carta igienica e il sapone da casa. Tutto questo aumenta la spesa sulla sicurezza, avere più polizia per le strade o poliziotti pagati meglio.
Abbiamo fatto tutti questi calcoli, ci rimaneva anche da aumentare la pensione ai pensionati. E dopo ci rimaneva comunque soldi, quindi dice, vabbè, come beneficenza compreremo un po' di debito pubblico italiano, insomma, proprio questa è l'abbondanza di risorse che come stato di indipendente avremo da gestire, ma anche a livello del singolo lavoratore, no? Che tante volte non ci rendiamo conto che nell'Europa occidentale l'impiegato medio, l'operaio medio prende tipo 1.000-1.200 euro al mese. Questa è la media più bassa in Europa occidentale. Cioè, il lavoratore medio veneto ha la paga più bassa nell'Europa occidentale, 1.000-1.200. Cioè, lo sappiamo tutti che non basta per vivere. Dopo però guardi i dati dal punto di vista dell'impresa e assumere un lavoratore gli costa 2.500-2.700 al mese. La più alta media in Europa occidentale. Cioè assumere un lavoratore per un'impresa è il costo più alto in tutta l'Europa. E qua c'è qualcuno di mezzo, perché se io pago 2.700 per assumere e sto qua gli arriva 1.000-1.200, insomma questa è quella differenza dei 70 miliardi e 15 miliardi. C'è qualcosa di mezzo, allora qualche calcolo lì abbassi, perché è così grande? Perché l'impiegato si vede un lordo di 1.900, paga il suo 27% di tasse, altri balzelli, e va da 1.900-1.200. Ma all'impresa non gli costa 1.900, deve metterci i contributi sociali, che sono una tassa sul lavoratore, però glielo fanno pagare all'imprenditore, e quindi questo gli costa 2.500-2.600, eccetera, eccetera. No? Quindi abbassa, in un vento stato indipendente, in poche parole, all'impresa il lavoratore costerebbe di meno, invece di 2.600, 2.200, 2.100, quindi si abbasserebbe molto, quindi sarebbero più incentivati ad assumere. E al lavoratore, invece di vedersi in netto 1.200, resterebbe in busta paga 1.700. Cioè, quindi un aumento quasi del 50%, 1.700 al mese, per poi andare al supermercato o a comprare elettrodomestici, quello che vuoi, computer, col 10% di IVA, quindi con un 10% di sconto. Quindi questi sono i vantaggi economici che come veneto indipendente avremo tutti noi. Però ricordiamoci anche che l'indipendenza non sono solo vantaggi economici, cioè la possibilità di impostare uno Stato da zero, cioè ci dà delle possibilità di rimpostare anche la nostra società, perché per gli ultimi 145 anni abbiamo subito un sistema che non è nostro, cioè un sistema che viene da altre latitudini e purtroppo ci sta corrompendo nella vita quotidiana. Cioè avremo l'opportunità di rimpostare, o guardando anche la nostra storia, perché i Veneti hanno dimostrato che per 1.100 anni di fila, per un migliaio e più di anni, sono stati in grado di governarsi senza nessuna interruzione, cioè con un gioiello di modello. Quindi non solo possiamo guardare la nostra storia, però se proprio vogliamo guardare anche ad altri stati, non è che andiamo a fare il copia e incolla del sistema italiano, nessuno vuole fare di Venezia un'altra Roma. Possiamo anche guardare alla Svizzera, al modello svizzero, fare un sistema confederato fra le province, dove la politica fiscale viene decentralizzato, i comuni, le province. Possiamo avere che ogni provincia sceglie indipendentemente, non so, diciamo l'IVA, quindi si possono addirittura fare concorrenza a ribasso dell'IVA, come succede in paesi federali. Non è che mi sto inventando. Negli Stati Uniti l'IVA è in media dal 5-8%, perché gli stati si fanno competizione. Non puoi alzare l'IVA troppo, perché tutti vanno nell'altro stato a comprare la roba. Addirittura c'è uno stato, Delaware, che ha l'IVA al 0%, perché lo decidono loro, non lo decide il governo centrale. E questa competizione fra Länder, fra cantoni, fra stati in un sistema federale, porta anche all'efficienza della spesa pubblica. Se tu non puoi permetterti di mettere le tasse come che vuoi, ma devi tenerle basse
per non perdere il mercato su altri stati, o su altre province, su altri cantoni, allora sei costretto anche a spendere efficientemente. E sicuramente mantenere più tasse nel territorio e dare a un governo centrale solo quello che serve per la spesa pubblica che va centralizzata, non so, la difesa, la politica estera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un esempio dove avremo la possibilità di ristrutturare la nostra società con un sistema più consono alla nostra cultura. Ma pensiamo anche ai vari problemi. L'altra sera ero a... Dov'è che ero? No, e a Dessala. E uno, la preoccupazione di tante è la sicurezza, no? Cioè non c'è sicurezza, ti rapinano, vai dai carabinieri. C'era un commerciante, prima fila, ha detto mi hanno rapinato tre volte di fila, allora le prime due volte vabbè, la terza volta sono stati i carabinieri, mi ha detto sì, sappiamo chi è, però guarda, è meglio che non lo prendiamo perché lui è una banda, dopo per ripicca ti vengono a tirare una quarta volta. E questo qua non può farci niente perché il carabiniere deve, il generale, i carabinieri, cioè il cittadino non ha nessun potere verso questo che dovrebbe dare un servizio. Cioè io vengo tartassato di tasse e ho questo qua che dovrebbe darmi un servizio indietro e mi dice guarda, meglio di no perché sennò ti succede di peggio. Cioè io vorrei licenziare quello lì, dire io ti licenzio perché non mi stai dando un servizio. Quindi mi pare una roba impossibile nel sistema Italia in cui ci siamo abituati, no? Perché siamo abituati che dobbiamo solo subire la cosa pubblica, no? Ma in altri paesi non succede così, i cittadini licenziano in paesi più civili. Pensiamo agli Stati Uniti, no? Quando vorrei mettere figli, lo sceriffo è eletto dalla contea, è cittadino della contea. In una città metropolitana il capo della polizia è eletto dai cittadini, quindi cioè, se c'è crimine viene licenziato, cioè licenziato vuol dire va a trovarti un altro lavoro, non è, hai comunque lo stipendio assicurato, no, viene licenziato, quindi tu hai, ci metti la faccia e ci metti la tua reputazione e devi, cioè io vengo eletto perché devo ridurre le botteghe che vengono rapinate. E quindi c'è un controllo del cittadino verso il servizio pubblico alla fine, ma non solo il servizio pubblico, addirittura i giudici vengono eletti in certi paesi. E dopo sembra come no, non puoi lasciare alla gente la possibilità, una cosa importante come la giustizia, non puoi lasciare, devo calare, perché chissà cosa succede se lasci che la gente decida. Negli Stati Uniti non occorre essere laureati in giurisprudenza per fare il giudice. È la gente che sceglie, e però fatalità scelgono sempre gente competente, laureata in legge, solo che prima di fare il giudice faccio l'avvocato, perché la gente non è scema, cioè io voglio della gente competente, però la scelgo io, perché se non mi va il servizio che mi dai, la prossima volta metto su qualcun altro. Quindi bisogna riportare il servizio pubblico più vicino alla cittadinanza. E questo totalmente non esiste nel sistema interno. Quindi non è solo le ragioni economiche, è anche darci la possibilità, l'opportunità di avere un futuro migliore, un futuro che è più consono a chi siamo noi dentro qua. Perché magari 145 anni di un sistema alieno alla nostra cultura, al nostro modo di essere, magari ci ha un po' influenzato, ci ha un po' corrotto. Però io so che noi veneti, nel nostro profondo, abbiamo una storia millenaria che basta guardarci intorno a quello che abbiamo fatto, abbiamo spostato fiumi, abbiamo creato un gioiello di terra, che non, cioè è in parte artificiale perché no, sono millenni e millenni di civiltà e di lavoro, e so che abbiamo ancora dentro questo e possiamo permetterci non solo di dimostrare le nostre capacità vincendo sul mercato mondiale con le nostre industrie, però possiamo anche dimostrare di meritarci uno Stato migliore, e questo Stato si chiama Veneto Stato. Grazie. Grazie.
entranze a Lodovico.